a tutti ragazzi, bentornati su Fumetti Senza Paura, oppure benvenuti se è la prima volta che visitate il canale. Siamo arrivati al secondo di questa serie di video, ovvero i video con le letture migliori trimestre dopo trimestre per tutto l'arco dell'anno 2021. Siamo arrivati appunto al secondo video, quindi al secondo trimestre, quello che comprende aprile, maggio e giugno. Devo essere sincero, è stato un po' difficile scegliere queste letture, anche perché ho letto un po' di meno rispetto al primo trimestre di quest'anno, però sono tutte delle vere chicche per quanto mi riguarda. Sono molto contento di aver fatto questo tipo di letture e non vedo l'ora di condividerle con voi. Come sempre vi ricordo che qui sotto trovate tutti i link utili per quanto riguarda l'affiliazione Amazon. Se comprate da quei link i titoli che citerò all'interno di questo video, supporterete il canale, ma ricordatevi ragazzi di non acquistare da quei link se avete una fumetteria nelle vicinanze, perché in quel caso andate in fumetteria. Detto questo, ci sono dei manga, c'è del fumetto occidentale, direi che visto che i manga la fanno da padrona, cominciamo proprio da loro. Quindi bando alle ciance e cominciamo con la prima lettura. Cominciamo da Attacco dei Giganti, volume 32 di Hajime Isayama. Attenzione, ho in mano il volume 32 solo per simboleggiare tutto l'arco narrativo finale. Nel momento nel quale sto registrando questo video mancano ancora due volumi italiani per la conclusione. Io però, essendo che non volevo spoiler ed ero molto molto impaziente, ho già letto tutto il finale. Questo ovviamente non mi impedirà di andare ad acquistare tutto il resto della serie, anche perché mancano due numeri, ho fatto tutta la collezione fino adesso, sarebbe veramente da stupidi non leggere e non acquistare gli ultimi due volumi cartacei. Perché però ho in mano questo volume 32? Proprio perché ho letto il finale di Attacco dei Giganti e non lo sto facendo vedere per primo in questo video perché è stata la lettura migliore di questo trimestre, perché questo video ha tutte le letture migliori di questo trimestre, però diciamo che è quella che mi è rimasta più impressa di tutte. Questo perché Attacco dei Giganti è un manga che seguo veramente da tantissimo tempo, è probabilmente il primo manga che ho serializzato in contemporanea con le uscite italiane e che mi ha accompagnato insieme a The Seven Deadly Sins per più tempo. Innanzitutto ci tengo a dire che secondo me il finale, tutto l'arco narrativo finale, è qualcosa di fenomenale per il mio modesto parere. Tutte le trame vanno a congiungersi, tutti i fili che si erano intrecciati e tutti i nodi si sciolgono e vengono al pettine, e secondo me Isayama è riuscito a fare un finale che chiude veramente tutte le vicende e dà un messaggio importante per quanto riguarda tutto il manga. Tutto il manga infatti si basava sul dualismo giganti umani, sul fatto di essere reclusi, sul fatto di essere discriminati, e il finale di quest'opera è assolutamente l'emblema sostanzialmente di tutto quello, anzi se vogliamo dirlo meglio, la summa di tutto quello che Isayama ci ha raccontato all'interno di tutti questi 34 volumi. Non posso fare altro ragazzi che consigliarvi tutta la lettura di Attacco dei Giganti. È vero che i disegni nei primi volumi sono un pochettino altalenanti, andando avanti poi gli assistenti di Isayama lo hanno aiutato, si vede tantissimo, ma si vede anche tutto il miglioramento che ha fatto il maestro per quanto riguarda il tratto, ed è sicuramente una storia ed un manga che consiglio a tutte le tipologie dei lettori, sia che leggete abitualmente manga sia che non lo facciate. Se i disegni del manga vi sembrano così tanto ostici e non riuscite insomma a andare avanti e superare quello scoglio, vi consiglio tantissimo l'anime, perché è fedelissimo al manga, almeno per quello che ho visto io fino adesso, e comunque è avvincente allo stesso modo. Slam Dunk volume 18, volume 19 e volume 20. Siamo in vena di finali ragazzi, perché in questi tre mesi sono riuscito a concludere ben due serie, ovvero Attacco dei Giganti e Slam Dunk. Questa serie ragazzi entra a pieno diritto e a gamba tesa fra le mie serie manga preferite in assoluto. Il finale di Slam Dunk ragazzi è qualcosa di sublime. La partita con il Sanno ragazzi, che si protrae per ben 5 volumi, è stato qualcosa di allucinante. Non ho mai letto nulla in nessun manga che mi abbia tenuto così tanto incollato alle pagine. Takehiko Inoue è riuscito veramente a fare un finale con i fiocchi. È vero, può sembrare un pochettino velocizzato sulla fine, però secondo me bisogna scindere la qualità dalle aspettative dei lettori, perché la qualità di questo manga e la qualità di questo finale è assolutamente incredibile. Anche io avevo altre aspettative per quanto riguarda
guardava il risultato finale della partita col Sanno e per quanto riguarda in generale il cammino che avrebbe fatto lo Shohoku e i nostri protagonisti. Però il mangaka voleva darci un bel messaggio: l'importante non è lo scopo finale, la vincita finale del campionato o quello che è. L'importante per quanto riguarda Slam Dunk e per quanto riguarda in generale questo tipo di epopee è il viaggio che abbiamo fatto all'interno di questi 20 volumi è stato straordinario, ragazzi. Entra a pieno titolo fra i miei fumetti preferiti in assoluto. E abbiamo un altro manga all'interno di questo video, ho letto prevalentemente cose giapponesi in questi 3 mesi. Allora ragazzi, Redo of Healer, il primo volume di Rui Tsukiyo, mamma mia i nomi giapponesi ragazzi, allucinanti, con i disegni di Soken Haga, manga che mi ha folgorato fin da subito. Io ho visto l'anime di Redo of Healer, mi è piaciuto tantissimo, non appena ho saputo che Magic Press avrebbe portato in Italia appunto il manga di Redo of Healer, mi ci sono tuffato a pesce, lo volevo assolutamente leggere e non mi ha assolutamente deluso per nulla. È veramente trashissimo, è qualcosa di ignorante nel senso buono questo manga, a me mi ha divertito un sacco e lo inserisco all'interno di questo video proprio perché mi ha intrattenuto e mi ha divertito tantissimo. La storia parla del nostro Keiaru, questo personaggio che vedete qua, e della principessa Flair, che sostanzialmente è ambientata all'interno di un mondo GDR o comunque governato da tematiche GDR. Non si tratta di un isekai, non abbiamo gente che si incarna in un altro mondo o cose del genere, siamo proprio ambientati all'interno di un mondo fantasy governato appunto dalle leggi, insomma, di un GDR classico. Infatti avremo il guerriero, avremo il curatore, avremo il mago, eccetera eccetera eccetera, all'interno delle varie gilde, e il nostro protagonista è proprio un curatore che ha un potere molto molto forte e che gli farà del male utilizzarlo, questo perché lui, curando le ferite delle altre persone, proverà il dolore che loro hanno provato nel ricevere quelle determinate ferite. Questo potere lo farà impazzire, nonostante comunque la principessa Flair cercherà di portarlo a corte e di schiavizzarlo sostanzialmente, obbligandolo a utilizzare il suo potere contro la sua volontà. Non vi dico poi tutte le torture che dovrà subire il nostro Keiaru, che sono qualcosa di allucinante per quanto mi riguarda. La base di tutto questo però vacilla per il semplice fatto che Keiaru, durante la battaglia finale contro il re dei demoni, si ribella alla sua gilda, non curando gli eroi e andando tramite appunto un potere che si chiama Steel a rubare le varie caratteristiche di questi eroi una volta averli curati dopo tutto questo tempo, e andrà a sconfiggere il re dei demoni. Questo gli consentirà di curare poi in generale il tempo, riavvolgerlo fino al giorno nel quale lui ha ottenuto i suoi poteri e mantenere la sua memoria. Questo perché lo fa? Per il semplice fatto che si vuole vendicare di tutta la gilda che lo ha maltrattato, violentato e sfruttato solo per utilizzarne il potere. Ragazzi, a me ha gasato tantissimo, i disegni sono molto carini, per quanto mi riguarda la storia è anche scritta bene, ovviamente non siamo di fronte, ragazzi, al capolavoro della vita, però vi posso assicurare che se cercate una bella lettura d'accesso come si deve, Redo of Healer fa assolutamente al caso vostro. Spice and Wolf, ho letto i volumi 1 e 2 di questa nuova double edition del manga di Keito Koume, ragazzi che bomba, mi sono piaciuti tantissimo. Ci troviamo in un mondo fantasy abbastanza normale per quanto mi riguarda, la particolarità però di questo manga è che non siamo di fronte a degli eroi, non siamo di fronte a dei maghi, bensì siamo di fronte ad un protagonista che fa il commerciante, che non mi ricordo come si chiama. Il nostro protagonista non è altro che un mercante itinerante di nome Lawrence, il ragazzo che vedete qua in copertina. Incontrerà all'interno di un villaggio Olo, che non è altro che lo spirito del grano. Olo si ritroverà all'interno del carretto di Lawrence, questo perché all'interno di un villaggio nel quale è stato e ha fatto sosta Lawrence, ha commerciato e ricevuto delle spighe di grano come pagamento. Questo non fa altro che portare lo spirito appunto del grano all'interno del carretto di Lawrence per cercare di scappare da un rituale che viene fatto annualmente all'interno di quel villaggio per quanto riguarda la fertilità del raccolto, e
a cercare appunto una via di fuga. La nostra Olo appare all'interno del carretto di Lawrence e con un paio di conversazioni insieme a lui, un pochettino insomma su di giri, lo convince ad accompagnarla a nord per ricongiungersi con il suo popolo. Questo non è altro che l'incipit che darà vita a tutte le avventure che andremo a leggere in questi 8 volumi che compongono la Double Edition di Spice and Wolf. All'interno di questi primi due vediamo già i primi spostamenti e le prime amicizie create da questo duo, e la cosa che mi ha stupito molto all'interno di questa storia è proprio come non ci sia un eroe che debba salvare il mondo piuttosto che un mago che debba fare magie, eccetera. Qui si parla di commercio, si parla di valute, si parla di scambi, baratto, merce e contratti. Mi è piaciuto tantissimo perché ogni posto nel quale i due si fermeranno ci spiegheranno e ci renderanno partecipi delle loro avventure attraverso appunto tutte le spiegazioni ed il world building. Mi è piaciuto tantissimo, ragazzi, i disegni poi mi hanno fatto innamorare perdutamente di questo titolo. Non vedo l'ora di proseguire la serie e non posso fare altro, ragazzi, di consigliarvelo se state cercando una lettura diversa dal solito, soprattutto se siete stanchi dei soliti shonen dove vi viene propinato sempre il cammino dell'eroe, l'amicizia, eccetera eccetera eccetera. Qui troverete sì magari qualche tematica come l'amicizia appunto o l'amore in generale, però appunto secondo me la tematica commerciale e possiamo dire anche in un certo senso fantapolitica, perché comunque ogni volta che i due si spostano comprenderemo la politica dei vari posti e come funziona il giro delle merci all'interno dei vari paesi, che rende il tutto veramente molto molto interessante. The Poetry of Run, ragazzi, questo box che contiene i 2 volumi che compongono tutta la miniserie di The Poetry of Run mi sono piaciuti veramente veramente tantissimo. L'autore è Yusuke Ozawa e questo non è altro che un grandissimo tributo alle storie fantasy, nonché anche un bel tributo a Berserk per quanto mi riguarda, perché tutta la costruzione del world building di questo manga richiama tantissimo a grandi linee quella che è appunto la costruzione di Berserk. Ovvio, siamo di fronte a 2 prodotti nettamente diversi che viaggiano su 2 rette parallele che non si incontreranno mai. Vuoi perché Berserk è di una crudeltà indescrivibile, vuoi perché insomma Kentaro Miura sta su un altro livello proprio. Però The Poetry of Run è sicuramente un titolo che potrebbe far felici tutti gli amanti del genere fantasy che vogliono una storia da leggere senza impegno e che abbia un inizio e una fine senza doversi imbarcare in epopee lunghissime. La storia infatti ci narra della trovatrice Tolue, che sostanzialmente sta cercando di comporre la sua personalissima canzone da poter cantare di villaggio in villaggio. Questa trovatrice farà la conoscenza appunto di Ran, il personaggio bruttone qua con questo spadone gigantesco che vediamo in copertina, che non è altro che un figlio dell'impurità che combatte i Karma, che sono questi giganteschi mostroni che sono realizzati e nascono soprattutto in maniera molto particolare. I Karma sono creature create dall'energia oscura, energia oscura che viene assorbita appunto dai figli dell'impurità, che sostanzialmente cercano di sconfiggere questi Karma e per annientarli definitivamente e proteggere i vari villaggi non fanno altro che assorbire la loro impurità, da qui appunto il nome figli dell'impurità. Questa impurità ovviamente ha delle conseguenze, viene scaricata all'interno del loro mausoleo dove sostanzialmente si ritrovano tutti quanti, e questo plot di base non farà altro che vivere un'avventura ai nostri protagonisti. Devo essere sincero, ragazzi, rimane comunque una lettura classica per quanto riguarda questo genere, un grandissimo tributo con dei disegni incredibili e che, ripeto, secondo me è consigliatissimo a chi non si vuole imbarcare in un'epopea lunghissima. Sicuramente è stata una delle letture che mi ha intrattenuto di più per quanto riguarda questi 3 mesi, non un capolavoro, ma sicuramente molto molto apprezzabile. Zanchio Riverbero volume 1, volume 2, volume 3, serie completa edita da Dainit in Italia, l'autore è Tsutomu Takahashi, storia veramente fuori di testa. Il nostro protagonista vive una vita abbastanza lineare per quanto riguarda appunto gli standard
standard dei ragazzi giapponesi, ha il suo lavoretto, il suo appartamento, ma è assolutamente insoddisfatto per quanto riguarda la sua vita. Si vede chiaramente la depressione nei suoi occhi. Il suo appartamento confina con quello di un ex yakuza che lui aiuta con un pochettino di compagnia ogni volta che torna sostanzialmente dall'ospizio. I due non hanno un rapporto, per così dire, di amicizia. Diciamo che al nostro protagonista questo tizio fa abbastanza pena e quindi sostanzialmente gli da compagnia, mettiamola in questo modo. Questo tizio gli racconta un po' di cose e soprattutto gli fa una proposta a un certo punto molto molto importante. Visto che è alla fine dei suoi giorni e che per lui è un disonore, essendo un ex yakuza, morire a letto così senza poter far niente, gli propone di ucciderlo e gli propone ovviamente con la sua uccisione dei soldi con i quali può fare quello che gli pare. Questo yakuza ha ucciso 3 persone e sostanzialmente il nostro protagonista, una volta deciso il da farsi, prenderà la busta con i soldi e deciderà di andare a pagare un tributo alle famiglie delle persone uccise da questo yakuza. Il suo viaggio lo metterà di fronte alla conoscenza di un altro personaggio non binary che mi è piaciuto veramente tanto come caratterizzazione. Tsutomu Takahashi è stato veramente bravissimo. Questa catena di eventi che verrà messa in moto proprio da questo piccolo favore che lo yakuza gli ha chiesto, che poi piccolo tanto non è perché comunque gli ha chiesto di ucciderlo, metterà, come vi dicevo prima, in moto una catena di eventi folli che Tsutomu Takahashi ci narrerà passo dopo passo intenendoci incollati alle pagine. Se dovessi trovare una metafora per descrivervi a pieno Zanchio Riverbero, sicuramente mi viene appunto in mente la metafora della pallina su un piano inclinato. Tu la metti, la pallina con un piccolo tocco comincia a scendere su questo piano inclinato, comincia a prendere sempre più velocità, ad andare sempre più veloce e a far diventare la sua corsa sempre più inarrestabile. Tsutomu Takahashi all'interno di questo manga ci parla di famiglia, ovviamente a modo suo, ci parla di gender, ovviamente a modo suo, ci parla di amore, a modo suo, ci parla di yakuza. Mi è piaciuto veramente veramente tantissimo, una storia cruda che non si risparmia minimamente in nessun particolare e che vi consiglio veramente veramente tantissimo, ragazzi. Il tratto di Tsutomu Takahashi per quanto riguarda appunto questa storia è molto particolare. Il suo tratto è sporco e grezzo quando serve e si pulisce un pochettino, se così possiamo dire, in alcuni punti per appunto narrare determinate situazioni, ma l'ho trovato veramente perfetto per questa storia. Passiamo alle letture occidentali e come farlo se non con un bellissimo nuovo libro di Giacomo Cason Bevilacqua, ovvero Troppo facile amarti in vacanza. Giacomo Bevilacqua ci porta in un'Italia distopica di tot anni nel futuro, perché non ci è specificato, dove tutti gli stereotipi che noi adesso vediamo propagandati da una determinata fazione politica si sono avverati. Ma non solo, tutti gli stereotipi anche di consumismo che abbiamo all'interno di questa società si sono avverati, e questo non ha fatto altro che portare l'Italia in una realtà veramente distopica e fuori dal normale. Ovviamente ho apprezzato tantissimo la soluzione dell'intreccio per quanto riguarda tutta la vicenda, soluzione dell'intreccio che per chi comunque insomma legge da un po' di tempo le storie di Giacomo Bevilacqua, come Attica, come Lavender, ha un risvolto un po' particolare. I capitoli in questione sono 7, non sto a dirvi di più perché sarebbe uno spoilerone, però se avete letto Lavender, se avete letto Attica, sapete dove attinge insomma Giacomo per quanto riguarda questo tipo di storie. Qui è riuscito a fare un altro colpo di coda. Mi è piaciuto tantissimo il finale, ragazzi, è assolutamente una delle migliori letture di questo trimestre, se no non sarebbe in questo video. Carmen di Guillermo March, una storia fuori di testa come altre che avete visto all'interno di questo video. Avrete capito che a me piacciono questo tipo di storie. L'ho consigliata anche a Dili, che però non l'ha apprezzata tanto. Se non conoscete Dili del canale L'Altro Fumetto, ragazzi, vi metto qui sotto in descrizione il link, andatelo a trovare. Però a me è piaciuta un sacco, ragazzi. Una storia che ci parla appunto di un trauma, di come affrontare quel trauma,
trauma, di come non affrontare quel trauma e di vita. Una storia che ci parla di vita, di morte, di come affrontare la dipartita, di come affrontare una delusione. Vi sto dicendo già troppo, in realtà non posso dirvi altro perché sarebbero degli spoiler giganteschi. Vi basti sapere che la nostra protagonista non è altro che una specie di Caronte, non fa altro che traghettare le anime dalla terra fino all'aldilà. Quale aldilà? Non c'è dato di saperlo. La nostra protagonista decide di suicidarsi proprio all'interno delle prime pagine di questo volume per una delusione amorosa, e da lì incontrerà Carmen, che non farà altro che cercare di traghettarla, insomma, verso l'altro mondo. Il problema è proprio il tragitto verso l'altro mondo, e il problema è proprio l'accettazione da parte della nostra protagonista di quello che è successo. Insomma, è una storia che ci dà da riflettere proprio su questi temi. Ho apprezzato tantissimo il lato grafico di Guillermo March, con delle tavole allucinanti che giocano con le prospettive in una maniera assurda. E ragazzi, sicuramente è un titolo da leggere, cioè anche solo per i disegni, ma poi la trama, vi assicuro che comunque ha dei risvolti molto particolari e delle riflessioni non banali, almeno per quanto riguarda il mio gusto personale, ovviamente. Benissimo ragazzi, anche questo video finisce qui, grazie per averlo guardato. Siamo arrivati finalmente alla chiusura del secondo trimestre per quanto riguarda il 2021. Non vedo l'ora di vedere le prossime letture che farò nel corso di questi prossimi 3 mesi, e non vedo l'ora di poter scegliere le migliori per potervene parlare proprio qui sul mio canale. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ricordatevi ragazzi, se vi è piaciuto questo video, di lasciare un bel pollicione in su per supportarmi, e se non lo avete ancora fatto ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Mi raccomando ragazzi, non dimenticatevi di scrivermi qui sotto nei commenti le vostre letture preferite di questi ultimi 3 mesi, quindi aprile, maggio e giugno. Noi ci vediamo ad un prossimo video, e per il momento ragazzi, bella lì!